Do il benvenuto a Giovanni Lacagnina, presidente AIST, Associazione Italiana Software Tecnico. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto le chiedo di cosa vi occupate. Ok, AIST è un'associazione di software house che ogni anno aggiunge soci ai propri iscritti. Nasce oltre 10 anni fa dall'idea di 2 professionisti, anch'essi proprietari di software house, quindi l'ingegner Adriano Castagnone e l'ingegner Cosimo Alvaro, e da allora si è evoluta e da sole 3-4 software house che eravamo, oggi possiamo contare circa 12 software house fra noi. Lo scopo principale non è tanto proteggere le software house, che penso faccia un mestiere molto utile per i professionisti, ma in realtà è quello proprio di cercare di avvicinare il mondo delle software house al mondo dei professionisti, fare in modo sempre che i software siano sempre più vicini al professionista e al loro modo di lavorare. All'interno del SAI 2018 invece qual è il vostro ruolo? AIST è già da diversi anni che è partner SAIE. Quest'anno abbiamo stretto ulteriormente, diciamo, la nostra amicizia e di fatto siamo diventati anche partner ufficiali SAIE. E qui al Padiglione 32 abbiamo organizzato col loro contributo anche una bella sala da oltre 100 posti dove tutti i giorni, per tutti i 4 giorni del SAIE, facciamo una serie di eventi che possono andare da eventi di tipo istituzionale, quindi fatti tutti la mattina con l'intervento di grosse autorità nei vari settori per cui i convegni sono predisposti, quindi dall'antincendio del mercoledì alle strutture del giovedì, arrivare alla certificazione energetica venerdì e dulcis in fundo un evento molto carino che stiamo provando per la prima volta, che è quello legato al rapporto fra professionisti software house e software stesso, quindi cercare di capire fondamentalmente che cosa il professionista pensa del software, come lo vorrebbe e che cosa il professionista vorrebbe alle software house, di contro dare la possibilità alle software house di esprimere il proprio punto di vista e anche far capire un pochettino le problematiche che ci stanno dietro alla produzione di un software. Chiaramente anche voi siete coinvolti nel processo di digitalizzazione anche in questo settore e le chiedo come sta impattando, come impatterà la tecnologia digitale sul settore dell'edilizia. Allora, siamo in un periodo di transizione nella quale ovviamente la digitalizzazione sta entrando prepotentemente un pochettino diciamo nel nostro modo di lavorare, certo. Che non è solo quello del professionista, della progettazione, ma è un po' in tutti i settori, quindi anche digitalizzazione documentale, digitalizzazione delle procedure lavorative e ovviamente a questo punto digitalizzazione anche della progettazione. È chiaro che si andrà sempre di più verso una digitalizzazione profonda, che significa però non solo operare la digitalizzazione, ma anche entrare culturalmente nel mondo della digitalizzazione, quindi fondamentalmente imparare e pensare digitalizzando un po' tutti i propri discorsi e il proprio modo di vivere. In ultimo le chiedo invece un'indicazione per SAIE, l'anno prossimo sarà a Bari, per cui come crescere insieme, quali passi compiere per crescere insieme? Beh, questa sicuramente può essere una buona iniziativa. Chiaramente il sistema fiere deve cambiare, perché il sistema fiere man mano sta, non dico scomparendo, o comunque sta iniziando ad avere dei problemi. Ovviamente una fiera una volta, ricordo 20 anni fa, era piena di gente che veniva in fiera per conoscere e poi ovviamente anche per acquistare, perché sappiamo benissimo che c'è sempre la possibilità di un acquisto, certo, più semplificato, certo. E a condizioni migliori. Ora fondamentalmente, appunto, grazie a internet, grazie a tutto il mondo web, è molto più semplice, certo, arrivare a conoscere il prodotto e quindi fondamentalmente c'è meno necessità di andare in fiera. È vero anche
lo dico da presidente AIST, da persona comunque che lavora da 20, oltre 20 anni nel settore, è vero anche che a mio parere gli enti fiera hanno fatto anche delle scelte un pochettino non previdenti di come stanno cambiando proprio questo mondo. Sicuramente quest'idea di portare il Sari in altre parti, al sud, può essere sicuramente una cosa innovativa e importante, ma deve proprio cambiare il format della fiera, quindi andare più verso un centro di formazione, far trovare dei servizi che altrimenti non sarebbe facile trovare direttamente nel web. Uno dei problemi che sta avendo, secondo me, SAIE, sì, è proprio il fatto che sempre meno gente del sud si sposta per venire a vedere la fiera. Va bene, allora, insomma, una nuova sfida, quindi si sposterà la fiera al sud. Valuteremo sicuramente anche questo. Va bene, grazie dunque a Giovanni Lacagnina, presidente AIST, Associazione Italiana Software Tecnico. Grazie a lei. Grazie.